Grazie. Grazie. Ebbene, signore, innanzitutto buona Epifania, o meglio ancora anche buon anno. Un anno magico, vi voglio augurare un magico anno straordinario 2020. Ebbene, io sono qui per cercare di intrattenervi, per cercare soprattutto di farvi vedere che cos'è la magia, quest'arte silenziosa che entra silenziosamente nelle vostre case. Ebbene, 4.500 anni fa, pensate, cioè vale a dire 2.500 anni prima di Cristo, avanti Cristo, il faraone Cheope, amante della prestidigitazione, invitava naturalmente a corte un famoso illusionista dell'epoca, un famoso mago dell'epoca. Si chiamava Tetetà, di Tetetù, di Tetù Senarefu. Questo mago prendeva due anatre, due occhie, una bianca e una nera, poi tagliava la testa a una bianca e la testa a quella nera. E poi le rincollava, le rimetteva a posto, faceva starnazzare via l'oca bianca con la testa nera e l'oca nera con la testa bianca. E poi c'era un sarcofago magico, ma non voglio assolutamente spiegarvi di che cosa si tratta, perché vorrei invece presentarvi una mia versione. Osservate attentamente, perché se non guardate bene non capirete nulla, ma se presterete la vostra attenzione non capirete niente lo stesso. Sveva! Sveva, abbassa le palpebre e rimani ferma e immobile. Sveglia! Sveva!
Grazie, grazie. Grazie, grazie. Sei rimasta a bocca aperta. Sono rimasta come i bambini, siamo rimasti tutti quanti con la bocca. Grande Silva, grande Aldo. Magica Mara. Buon anno, vecchio mio. Vecchio mio. Buon anno, vecchio mio. Sei sempre magico. Grazie, sei sempre magico. Grazie. L'importante, vedi, è la magia. Guarda come. Venite qua. Vieni qua. Adesso il nostro. Mi dai un bicchiere d'acqua, per favore, se si può. Il nostro Silvan adesso farà qualcosa con i bambini. Certo, come c'è no, qualcosa. Certo. Perché questa puntata è dedicata proprio a loro, con interamente a loro. Vieni qua, Aldo, vieni qua, grazie, vicino grazie ai bambini. Guarda che adesso vieni qua con noi, dai. Mara, permettimi soltanto, da buon veneziano, quale tu sei anche, per piacere, Sveva. Un omaggio alla bella splendida. Ma grazie. Questo è per te. Ma grazie, sei proprio. Dimostri sempre di essere un signore davvero unico. Va bene, ci sediamo qua? Dai, sentite qua. Dai. Quando contro Aldo parlo bene, siamo. Sì, sì. Dai. Siamo tutti dove Canareggio. Ciao, bello. Oh, che bello, allora, bambini. Ciao, che bello. Hai visto come ti guardavano i bambini? Sì, a bocca aperta, così. Senti. Perché per loro, vedi, è vera magia tutto quello che il mago compie in palcoscenico. Non hanno ancora il dono della razionalità. Vedono la magia e credono realmente che il mago possa scomporre una persona e possa poi farla tornare intatta. Ma tu hai qualcosa adesso da fare per sì, loro? Sì, con piacere, certo. Come no? Facciamo giochi. Bambini, rilassati. Allora, attenzione. Io mi alzo in piedi. Allora facciamo una cosa molto simpatica. Vorrei scegliere però. Attenzione, bambini. Io vi dico soltanto di guardare. A guardare il monitor, diciamo così, sì, in così fondo, così vedo, perché altrimenti io dovrei dare le spalle al pubblico, il pubblico che ha pagato il biglietto qui a Domenica Inn. Ma io sai cosa faccio? Ma sai cosa faccio? Sì. Perché così lo venite tutti vicino a me, bambini. Sì. Roberto, questo è per te. Questo è improvvisato, improvvisato. Questo è per il mio regista adorato, un applauso a Roberto Croce. Roberto. Dai, così da qui vediamo il grande Silvan. Ecco, va bene, Silvan. Intelligentissima, brava. Allora, dai, giriamoci una bambina verso Silvan. Attenzione. Tutti a guardare Silvan. Scegliamo una bambina, questa bella bambina bionda. Qui, vieni qua. Qui, indietro. Ecco, allora, qua. Sai cosa fate? Vi sedete tutti per terra. Ecco, lei, per terra. Dai, per terra. Dai, siediti, ciao. Tutti ciao. Giù per terra. Simsalabim, cascara a terra, tutti giù per terra. Attenzione. Grazie maestro, state attenti. Adoro. Guarda, questa è una cosa improvvisata, vorrei dire al pubblico che è a casa, che ci sta seguendo dal proprio qui salotto. Qui è tutto improvvisato. Questo è improvvisato, Aldo. Perché Mara, sei veramente straordinaria, è improvvisato. Allora, state attenti. State molto attenti. Allora, Sveva, posso avere il block notes per cortesia? Rimani qua. Questo è un mazzo di carte, state attenti, eh. Allora, un mazzo di carte che potete trovare anche a casa vostra. E immaginate per un attimo soltanto di avere Silva nel vostro salotto che cerca di divertirvi. Va bene? Allora, tu conosci le carte? Sì? Cuori, fiori, picche, quadri, ce ne sono 52. Ora io, attraverso la mia supposta abilità, potrei far scegliere a lei una carta in questa maniera, giusto? Ma non farò questo. Non farò assolutamente questo. Perché ci sono 52 carte e lei avrà una libera scelta. State attenti, tu prendi la carta, la scegli, te la tieni addosso al petto, non farla vedere, scegli una carta, così. Io non posso sapere che carta scegli, quella che vuoi te. L'hai scelta? 52 carte completamente diverse una dall'altra. Lei ha scelto una carta. Vuoi guardare la carta? Adesso io mi giro, falla vedere anche a loro. Falla vedere anche a loro, io mi giro, mi chiudo anche. Guarda. Vista? Avete vista? Bene, perfetto. Silenzio, non dite niente. State attenti. Allora, io ho disegnato qui sopra questo block notice, questa mattina prima di venire qui, ho disegnato chiaramente che cosa? Un astuccio di carte da gioco. Vuoto, chiaro? Vuoto. Come ti chiami? Elisa. Bella Elisa, poetico. Elisa, sta ben attenta. Tu devi pensare alla tua carta e dire, carta, che carta hai pensato? Se è il 2 devi dire 2, se è la regina devi dire regina, se è il re devi dire il re. Se è una carta normale, devi dire che carta è. Prova a dire carta alzati, esci dal mazzo. Prova. Carta esci dal mazzo. Di il nome della carta. 5 di quadri. 5 di quadri? Puoi dirlo un'altra volta? Carta esci dal mazzo. No, guarda, scusa un attimo. Non si può dire a una carta. Carta esci dal mazzo. No! Per favore, 5 di quadri.
vuoi sollevarti? Ecco la magia. Prova a dire quello che ho detto io. Per favore, 5 di quadri, esci dal mare. Bello, bello, perfetto, perfetto. Ah! Attenzione! Sta scendendo. 5 di quadri, incredibile, meraviglioso, stupendo. Sta bene attenta, non è finito qua. Adesso io faccio così, sta bene attenta. Sta bene attenta, così. Strappiamo il foglio e lo regaliamo alla bella Elisa. Un bel applauso! Grazie. Mara, vuoi che svegli un gioco di prestigio adesso i bambini, così possono farlo anche loro a casa? Sì, sarebbe allora, che questo è un regalo davvero. Allora, state attenti, stiamo improvvisando. Allora, io ero un bambino di 7 anni quando ho iniziato a fare i giochi di prestigio. E poi ho debuttato in televisione, in una trasmissione di tantissimi anni fa. E in questa trasmissione televisiva io ho presentato questo gioco, il gioco che voglio presentarvi, va bene? Sono affezionato a questo gioco, molto bello. Mettiti là che così vede il gioco anche te, siediti là, grazie. Attenzione, io lo faccio questo gioco e dopo lo spiego, va bene? Lo spiego a tutti. Chiudi la bocca se non passano le mosche, rimasta a bocca aperta. È un gioco, Io sono un prestigiatore, sono un illusionista moderno che appare anche in casa vostra ogni tanto e grazie a Mara sono qui oggi. Vi spiego il gioco di prestigio. Allora, questa è una carta grande così possiamo vedere anche le persone laggiù in fondo. È il 5 di... e il 6 di picche, ok? 6, da questa parte abbiamo un 3, da questa parte abbiamo un 4 e da questa parte abbiamo un asso. Ancora, 6, no, non applauda, la prego, c'è il conduttore, non applauda. Allora, 6, 3, 4 e asso. È chiaro? Chiudi la bocca, tesoro. Allora, state attenti. Adesso, siccome sono un mago gentile io, sono un bravo mago, voglio svelarvi il trucco. Va bene? Così potete farlo anche voi a casa vostra. Allora, da questa parte, attenzione, abbiamo un 5. Abbiamo un 5. Mettendo la mano qui sopra sembra un 6. Mettendo la mano dalla parte opposta sembra un 4. Ma in realtà abbiamo sempre un 5. Dalla parte opposta abbiamo un 2. Attenzione. 2. 2. Se metto la mano qui sopra sembra un 3. Se metto la mano qui sotto, anche per le persone adulte che sono là, sembra un asso. Ma in realtà abbiamo, ricordatevelo sempre, abbiamo un 5 da una parte e chiaramente abbiamo anche dall'altra parte un 2, giusto? Ora io ripeto le persone, per le persone laggiù in fondo, gli adulti che dicono ce lo spiego anche a noi, io lo spiego anche a lei. Attenzione, ripeto il gioco. Ladies and gentlemen, good evening, welcome, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, va a fare qualche cosa straordinaria. E voilà! Da questa parte abbiamo un 6. 6, com'è? 5? Chi ha detto 5? No. 5. No, non è 5, è 6. No. Eh sì, se da questa parte abbiamo un 6, dalla parte opposta naturalmente abbiamo un... asso. No, 2. 2. Era 2? No, adesso è asso. No. Come no? No, come no, no, fatto? No, sì, sì. Attenzione, se da questa parte abbiamo un 6. Attenzione, E quest'altra parte abbiamo che cosa? Abbiamo un asso. 6 più 1, quanto fa forte? 7. E simsalabim. 7. No! Grazie. Grazie, 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 grazie a tutti. Grazie ancora. Guardate Mara, è rimasta incantata anche lei. Sì. I giochi di prestigio. Sono restata a bocca aperta. A bocca aperta, grazie tanto. Arrivederci anche a tutti. Voi? Anche bravo voi, Silva! Ciao, ciao, ciao. Simsalabim a tutti. Grazie Silva, grazie adesso che è stato con noi. Noi andiamo in pubblicità ciao. E poi ciao, ancora tante sorprese per i bambini.